Siamo al castello di Fata Ardita che vi racconterà una bella storia di quello che ci siamo inventate un po' di tempo fa, per puro caso. Proprio per puro caso, ma questo è un posto storico e adesso lei vi racconterà, è magico, racconta. E allora, proprio per magia, nel 2019 io e Fata Garbatella, che ci siamo incontrate per caso ma per magia, mettendo insieme le nostre idee, le nostre passioni e le nostre emozioni, abbiamo scoperto di avere in comune l'amore per la storia. E allora, parlando, ideando e sognando, perché no, abbiamo pensato di fare una giornata dedicata al quartiere, ma non un quartiere solo, ma un ponte di storia tra Garbatella e Tormarancia. Questa idea è stata realizzata nel 2019 con video, fotografie, persone che hanno testimoniato la loro infanzia, che hanno testimoniato la loro storia, perché la storia non è solamente quella che noi leggiamo nei libri di storia, che è generale, ma la storia è quella delle persone che raccontano, perché se siamo è perché siamo stati. E allora dobbiamo ricordare la storia di ognuno di noi per quello che riusciamo. E allora, attraverso le persone grandi che hanno raccontato la propria storia, l'Ardito, che è centenario e di storia ne ha tantissima, da che ha ascoltato e che ha da raccontare per generazioni, perché questa è la quarta generazione, attraverso la musica, attraverso gli stornelli romani. E quest'anno ci sarà anche una sorpresa, ci sarà anche la poesia, però non vi dico tanto perché poi sarà una bella sorpresa. Che giorno è? 27 domenica. Questa qui sarà la terza edizione del Profumo di Storia, ideato da Fata Ardita e da Fata Garbatella, la terza edizione in presenza, fortunatamente, perché la seconda è stata online. Sarà domenica 27 alle 17:30. Fata Ardita offrirà un aperitivo a tutte le persone che vorranno partecipare del quartiere e non, e vi aspettiamo per un profumo di storia. Non Pinocchio, un profumo. Profumo fatto così. Senti, ma ci sarà poi una sorpresa? Ci sarà una sorpresa, sì, ma le sorprese non si dicono. E certo, non si dicono. Sorprese, sorprese. E poi le sorprese devono stare in loco, devono venire. Certo. Allora, grazie. Aspetto tutti all'Ardito, alle 17:30, domenica 27, con le vostre storie. Ok, grazie. In poesia?